pronti per iniziare? Volete alzarvi? L'audio lo aggiusteranno strada facendo. Guarda la persona accanto a te con un bel sorriso e digli: sono ricco. Sei ricco, sono ricco, siamo ricchi. Voglio prendere un verso col quale l'Apostolo oggi ci introdurrà il messaggio. Prima Pietro, capitolo 4, al verso 9-10. Spero che avete la vostra Bibbia con voi. Ma ve lo leggo io. Poni attenzione. Siate ospitali gli uni verso gli altri senza mormorare, senza lamentarsi, senza dire mi manca questo, non ho questo, mi manca questo, ho bisogno di questo. Ciascuno metta al servizio degli altri il dono che ha ricevuto, come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. Qui dice la scrittura che abbiamo ricevuto il dono. Oh, non vi posso anticipare nulla, lo scopriremo con l'Apostolo. Però uno che ha un dono, io credo che dobbiamo valorizzare qualcosa che nella nostra vita. Noi a volte diamo per scontato quello che abbiamo, ma abbiamo tanti doni nella nostra vita. Il dono della vita eterna, siete grati? Il dono della presenza di Dio, siete grati? Il dono della sua parola, siete grati? Il dono della comunità, siete grati? Quante benedizioni Dio ha riversato sulla nostra vita e noi diamo per scontato. Chi ha gratitudine ha una bella espressione, dice grazie, un'espressione di gioia. Chi invece nel bisogno di solito è rattristato. Io voglio incoraggiare la tua vita questa mattina ad approcciare la presenza con gratitudine, ringraziando per tutto quello che abbiamo. Grazie Signore, grazie per la tua presenza, grazie per la tua parola, grazie per la famiglia di Dio, grazie per la vita eterna, grazie per Gesù, grazie per lo Spirito Santo, grazie per la libertà che c'è qui in questo luogo. Siamo qui per esaltare te, per magnificare te, per celebrare te, per onorare la tua presenza, e in questo giorno la rivelazione della tua parola scenderà potentemente nella nostra vita e ancora usciremo da questo luogo incoraggiati nella fede, con nuova direzione, con nuovi sogni, con la guarigione, con la salute, con la prosperità, e tutto questo ci entusiasma. Nel nome di Gesù ti esaltiamo e ti lodiamo. Un forte applauso! Lo diamo! Io non mi fermo. Sulle mani.
spero e credo nella tua parola anche se non vedo.
bisogno di una guarigione, c'è bisogno di un miracolo, decreta queste parole. Lo Spirito Santo è qui, lo Spirito di Dio è potente da operare. Non c'è niente di impossibile. Un momento, inizia a cantare in altre lingue.
Messi.
Alza le tue mani al cielo. Dichiara parole di amore per questa relazione unica, profonda, immutabile. Signore, ti ringraziamo con tutto il nostro cuore, perché hai rapito il nostro cuore. Hai messo una passione dentro di noi che non si spegnerà mai. Questo non è un rapporto formale, è qualcosa che ha preso tutto il nostro essere, spirito, anima, corpo. Signore, questo amore va crescendo giorno dopo giorno, perché più guardiamo la tua bellezza, più guardiamo l'opera tua. Più abbiamo rivelazione di quanto tu ci hai amato, quanto tu ci ami, quanto tu ci amerai, e più riposiamo in questo. Signore, dentro di noi c'è una passione, c'è un fuoco che non si spegnerà mai. Questo fuoco che brucia dentro di noi non si consuma, Signore, e non ci consuma. Questo fuoco ci motiva, questo fuoco ci dà zelo, questo fuoco ci dà sogni, questo fuoco ci dà entusiasmo. Signore, questo amore mette da parte tutti gli altri amori. Questa gioia è incomparabile, non si può misurare con altre gioie, con altri piaceri. Il tuo fuoco, Signore, sta guardando la nostra vita e ci sta motivando, e noi ancora questa mattina ti diciamo che ti amiamo. Questa mattina, Signore, non diamo per scontato tutto quello che tu hai fatto per noi. Non diamo per scontato la tua presenza. Non diamo per scontato il tuo amore. Non diamo per scontato l'opera della croce. E non diamo per scontato il fuoco tuo, Spirito Santo, che è in questo luogo. E il fuoco qui è per bruciare di passione. Il fuoco qui è per spezzare catene. Il fuoco è qui, Signore, per ancora compiere miracoli e prodigi.
nessuno mai ci amerà di un amore perfetto come quello del Padre. Signore, solo il tuo amore può riempire ogni vuoto della nostra vita. Non possiamo ricevere un amore perfetto dalle persone. E lì dove le persone sono limitate, tu sei limitato. Per questo, in questa mattina, ci vogliamo fortificare ancora in te. Perché tu ci hai così tanto amato che ci hai dato il tuo figliolo Gesù. E noi ti ringraziamo e ti ringrazieremo sempre con tutto il nostro cuore. Perché, Signore, c'è immensa gratitudine per qualcosa che ci stai rivelando sempre di più. E questa mattina siamo qui affamati, desiderosi, bramiamo la tua presenza e la tua parola, perché del continuo, Signore, tu ci motivi attraverso essa, e per questo ti diamo tutta la gloria, l'onore e il ringraziamento nel nome di Gesù. Amen. Amen. Dio ci ama. Alleluia. Accomodatevi. Dì alla persona accanto a te: sentiti amato. E anche se non lo senti, sei amato, perché non è solo una sensazione. E allora vogliamo prepararci per l'offerta. Voglio chiedere prima se ci sono persone che sono qui per la prima volta. Se sei in questo luogo per la prima volta, puoi alzare la tua mano. Abbiamo un dono, un regalo per te. Puoi farti vedere, potete mettervi in piedi. Facciamo un applauso, c'è qualcuno che non vedo. Renditi visibile, puoi metterti in piedi se sei qui in questo luogo per la prima volta. Ecco lì, forse c'è qualcuno. Non so se non lo vedo da qui. Facciamo un applauso comunque. Sicuramente ci sono online o ci sono nel nostro mezzo e noi le vediamo. Vogliamo offrire al Signore, voglio leggere un verso della Scrittura. In 2 Corinzi capitolo 9 al verso 7 è scritto: ciascuno, e questo è un invito per ognuno di noi, faccia come ha deliberato nel suo cuore, non di malavoglia né per forza, perché Dio ama un donatore allegro. Nei versi precedenti la Scrittura parla di offrire, del dare, del seminare, però poi quando parla di colui che offre dice un donatore. Sapete, noi possiamo dare offerte anche a persone strane, a persone che non conosciamo. Possiamo offrire per un bisogno, per una buona causa, per un povero. Ma quando la Bibbia dice donatore, sta mettendo l'enfasi sull'attitudine di colui che dà. E tu non doni a chiunque, tu dai doni solo in alcune relazioni. Tu offri doni di lì dove ci sono relazioni di affetto, dove ci sono relazioni perché vuoi migliorare, vuoi far crescere, vuoi esprimere stima. E quindi sta dicendo il Signore che c'è una relazione in ciò in cui stiamo offrendo. Noi non stiamo dando a un estraneo, stiamo offrendo per un regno del quale facciamo parte. Stiamo offrendo per un'opera della quale facciamo parte. Stiamo offrendo a un Signore col quale abbiamo una relazione perché siamo figli. E quindi con questa attitudine del cuore, con questa motivazione, fai entrare gioia nel tuo cuore e dona, sapendo che stai facendo crescere ancora intimità e questa relazione, perché stai investendo in qualcosa di tuo, perché il regno di Dio è qualcosa di nostro. Signore, ti vogliamo ringraziare con tutto il nostro cuore per il privilegio di poter donare, di mettere doni in questo regno che non avrà mai fine. Vogliamo, Signore, con un cuore allegro, non di malavoglia, non per forza, ma con gioia e liberamente vogliamo offrire, Signore, benedire questa offerta nel nome di Gesù. Amen. Offriamo. Tutto ha una fine.
ciò che ho è solo un alleluia, alleluia. So che non basta mai, non nient'altro degno di un re, solo un cuore che canta alleluia, prima di andare alla parola un paio di avvisi. Intanto è nato Mattia di Gianmarco Cinà e Roberta, facciamo un applauso di benvenuto. Poi avremo, penso ci sia una slide, per domenica 2 luglio ci sarà una festa di fine anno dei bambini, di tutta la kids, e quindi se avete figli sotto i 12 anni potete farli partecipare e invogliarli ad essere presenti. E poi domenica 16 di luglio avremo i battesimi in tutti e tre i culti, quindi ritirate le schede, fate le consulenze e così possiamo essere pronti per quel evento. E poi un ultimo avviso prima di passare alla parola: oggi è un giorno speciale, particolare, e quindi non lo possiamo far passare inosservato. Oggi, diversi anni fa, è successo un evento speciale e quindi non possiamo essere indifferenti. I miei genitori 40 anni fa hanno fatto l'anniversario di matrimonio. Ora vi voglio dire una cosa:
per alcuni sono l'apostolo Lirio e la pastora Santina, per alcuni pastori, leader, per noi sono i nostri genitori, 40 anni fa hanno fatto il loro matrimonio, li vogliamo onorare. Congratulazioni genitori! Mamma, venite mamma, papà, solo un piccolo gesto di affetto per non far passare inosservato questo giorno. Continuiamo, continuiamo! Solo una parola. Alleluia, sono passati 40 anni e non ce ne siamo accorti. Solo che ogni tanto quando guardiamo Gioacchino che ne ha 39 ce lo ricordiamo, perché esattamente un anno dopo, il 30 giugno, abbiamo avuto il nostro primogenito, poi abbiamo altri due meravigliosi figli che servono Dio e dal nostro cuore sale un ringraziamento. Perché possiamo dire una cosa, in tutti questi 40 anni abbiamo sempre visto la fedeltà di Dio in ogni cosa e lo vogliamo onorare, benedire con tutto il nostro cuore. Vogliamo avere il privilegio di poter pregare per voi, perché chiaramente la loro stabilità come coppia ha dato stabilità a quest'opera. Sono un modello, un esempio e un traguardo per tutti coloro che magari affrontano difficoltà nel matrimonio, perché in Cristo si può, si deve ed è una meraviglia e una gioia. Signore, ti vogliamo ringraziare per questa coppia che 40 anni fa non solo ha scelto di unirsi in matrimonio, ma ha scelto di unirsi in matrimonio per servire te. E tutto quello che, Signore, hanno seminato attraverso la loro vita, il loro matrimonio, la loro famiglia, una famiglia sacerdotale, sono uno stimolo ancora in questo giorno per ciascuno di noi, per credere nel matrimonio, per credere nella famiglia, per sperare, battagliare, combattere, credere per miracoli, perché sappiamo che in ogni avventura in due, Signore, ci sono sempre difficoltà, ma con te possiamo superare ogni difficoltà. E per questo li vogliamo benedire, Signore, ancora per questo traguardo raggiunto e per tutti gli anni che sono posti davanti a loro, che saranno ancora moltiplicati, benedetti, riempiti di salute, di gioia, di entusiasmo, di obiettivi ancora da realizzare e ancora di soprannaturale attraverso la loro vita. Per questo ti ringraziamo per il loro dono, nel nome di Gesù, amen. Congratulazioni. Alleluia. Allora vi diamo i saluti. Sì, ero più giovane. vi diamo i saluti, siamo tornati stanotte, siamo stati a Milano, siamo stati a ministrare nella scuola del Ministero Sabaut, è una scuola missionaria, stanno preparando missionari per mandarli dove il Signore li invierà, in tutto il mondo. Poi siamo stati dal pastore Eros, abbiamo avuto venerdì e sabato, abbiamo avuto la scuola biblica, abbiamo ministrato sulla guarigione dell'anima, abbiamo avuto anche un servizio nella Sabaut il mercoledì sera, era scuola biblica ma l'hanno aperto a tutti, e vi ringraziamo per quelli che avete pregato, ci sono state un sacco di persone che sono state guarite, quando ho fatto l'appello di guarigione sono venute più di 100 persone avanti, e ci sono state tantissime guarigioni, miracoli che Dio ha fatto. E di questo ringraziamo Dio per il privilegio che ci dà sempre di portare il profumo di Cristo ovunque ci muoviamo. Allora siete pronti per questa mattina, per la parola? Vi do il titolo del messaggio: qual è il mio dono spirituale? Ve lo siete fatti mai questa domanda? E allora stamattina avrete la risposta attraverso la scrittura. Noi vogliamo alzare le mani e dichiarare che Dio stamattina farà miracoli, miracoli di gloria. E intanto vogliamo pregare, perché ci sono tanti ministri che sono in missione, c'è il pastore Elia stamattina che si trova a Roma, c'è il pastore Gio che si trova a Mazara,
c'è il fratello Osvaldo con sua moglie che si trovano in missione in Calabria e in Basilicata, e quindi vogliamo ringraziare Dio. C'è stato questo full immersion per le famiglie dove c'è stato il pastore Lì e Piera, e sono stati tutti contenti, ho letto tutti i commenti positivi. C'è stato il pastore Pietro Garonna con un gruppo che sono stati a Udine, sono tornati giovedì. Questa è una chiesa missionaria, qua si muovono sempre le cose. E dovunque ci muoviamo, Dio ci accompagna sempre con una cosa costante che è la sua presenza. E anche i ragazzi a cui abbiamo ministrato, erano due classi che stanno facendo la scuola missionaria, erano sconvolti delle guarigioni, perché non siamo andati solo per insegnare il soprannaturale, ma per dimostrare il soprannaturale. E tra di loro, una classe di una ventina di persone, ci sono state almeno 4-5 che sono stati guariti di miracoli meravigliosi di guarigione. Dio è buono e in questi ultimi tempi vuole fare cose meravigliose. Allora, qual è il mio dono spirituale? Cercheremo di dare una risposta a questa domanda che spesso le persone o ci fanno o si fanno. Quindi guarderemo cosa ci dice la scrittura. E se avessimo letto solo Prima Pietro 4:10, che chiedo di nuovo di proiettare, perché ci aiuta. Noi leggiamo la Bibbia in italiano, ma la Bibbia non è stata scritta in italiano. È stato scritto l'Antico Testamento in ebraico e il Nuovo Testamento in greco. Quindi la versione originale della Bibbia, Prima Pietro 4:10, leggiamo cosa dice: ciascuno di voi metta al servizio degli altri il dono. Fermati su questa parola dono, ognuno dica dono. Quando noi in italiano troviamo questa parola nella Bibbia, dono, dobbiamo capire che in italiano è una sola parola, ma nel greco ci sono varie parole che cambia completamente il significato, perché ci sono i doni ministeriali che si chiamano domata. Noi li traduciamo doni, ma apostoli, profeti, evangelisti, dottori e pastori sono doni ministeriali. Ma quando Pietro parla di questo, non usa il termine domata, usa il termine carisma. Quindi parla dei doni dello Spirito. Ora ascoltate, i doni ministeriali rappresentano Gesù. Lui è apostolo, profeta, evangelista, dottore e pastore. Lui poteva fare tutto da solo. Noi per rappresentarlo ce ne vogliono almeno 5. Quindi tutti i doni ministeriali o domata rappresentano il ministero di Cristo nell'ora. Cioè in questo tempo le persone possono conoscere il ministero di Cristo attraverso i doni ministeriali e l'unzione che Dio ha messo nei doni ministeriali. Poi ci sono i doni carismatici, che sono, non sono altro che la manifestazione dello Spirito Santo, e rappresentano lo Spirito Santo in mezzo a noi, quello che Lui fa. Poi in Romani 12, da 4 a 8, si parla di un'altra categoria di doni, che sono i doni motivazionali. Cosa vuol dire? Che ognuno di noi che è nato di nuovo, ognuno di noi è stato fatto con una propensione particolare, una motivazione nel servizio. Vi faccio un esempio: uno può essere apostolo, ma non tutti gli apostoli hanno la stessa motivazione. Ad esempio, ci sono apostoli più misericordiosi e ci sono apostoli più profetici. Il dono ministeriale è uguale, ma il dono motivazionale è diverso. Ora Dio ha stabilito nella Chiesa una diversità di doni, una diversità di motivazioni per avere più espressioni di quello che Dio è. Ora i doni motivazionali li trovate tutti in Gesù. Lui era generoso, lui era misericordioso, lui era pieno di compassione, però Dio li stabilisce nel corpo di Cristo per farci intendere qualche parte. Ad esempio,
Se voi trovate una persona molto generosa, non rappresenta un aspetto del carattere di Dio? Dio non si può esprimere, né tantomeno noi lo possiamo rappresentare bene con la tirchieria. Dillo, Dio non è tirchio, è generoso. Dio è generoso sempre. Quando tu trovi una persona generosa, allora tu trovi un aspetto del carattere di Dio, perché Dio ama un donatore allegro, perché il primo a essere donatore allegro è Lui. Dio ha tanto amato che ha dato. Quindi abbiamo scoperto che finora ci sono almeno tre categorie di doni, che se tu lo leggi così in italiano ti sembra la stessa cosa, ma nel testo originale non è così, e ce n'è ancora un altro che si chiama dono dorea. Ognuno dica dorea. Dorea letteralmente era un termine tecnico, non un termine religioso, e significa lascito testamentario. Quanti di voi avete sentito parlare di legati? Non che gente che attaccano, ma in termine notarile, quando un notaio scrive legati, significa lascito testamentario. Tu puoi legare un bene a una persona. Ora, i doni dorea sono riferiti alla salvezza, alla giustificazione per fede e al dono dello Spirito Santo. Quindi quando noi troviamo questo termine, e poi vi darò le scritture dove lo troviamo, non tutte ma qualcuna dove troviamo il termine dorea, ma ne recito subito uno. Quando Gesù parla alla Samaritana e gli dice: se tu conoscessi il dono di Dio, sapete che usa questo termine dorea? Se tu conoscessi il lascito testamentario. E lo ripeto per l'ennesima volta, c'è differenza tra eredità e lascito testamentario. Nell'eredità tu puoi ereditare sia beni che debiti. Se chi ti fa lascia un'eredità era pieno di debiti, i debiti vengono ereditati dall'erede e si deve pagare i debiti che l'erede gli ha lasciato. A volte rinunciano le persone all'eredità perché i debiti sono maggiori dei profitti. Quindi, mentre quando si parla di dorea, di lascito testamentario, sono solo benefici senza nessuna responsabilità di pagare debiti, perché non è un debito, è un credito che ti lasciano e che è per te e che tu puoi usare o per un certo tempo, perché ci sono lasciti che possono usare solo per un certo tempo. Come dire, io ti lascio questa casa, la lascio, ti faccio questo lascito per 10 anni, dopo 10 anni decade, per cui questo è nella volontà di colui che fa, del testatore che lascia questo bene. Quindi noi comprendiamo che ogni volta che leggiamo qualcosa nella Bibbia dove si parla di dono, la seconda domanda che ci dovremmo fare è: a che cosa si riferisce? E siccome la Bibbia non è stata scritta in italiano, dovremmo sapere qual è la parola che descrive questo dono, perché per noi leggiamo la stessa cosa e non comprendiamo la differenza. Quindi noi dobbiamo comprendere la differenza. Ora, quando noi oggi parliamo qual è il tuo dono spirituale, normalmente le persone si riferiscono ai doni dello spirito, perché si dice con un linguaggio sbagliato: quel fratello ha i doni di guarigioni, quel fratello ha il dono di profezia, quel fratello ha il dono del discernimento degli spiriti. Nessuno di noi abbiamo questo. Noi, questo è un modo come lo Spirito Santo si manifesta, perché i doni non sono nostri, sono dello Spirito. Noi siamo solo il canale, perché questo ci potrebbe fuorviare, perché ci può fare pensare che se io ho il dono di profezia posso profetizzare quando voglio. No, è come lo Spirito vuole, quando lo Spirito vuole. In altri termini, nelle manifestazioni dello Spirito, chi prende l'iniziativa è lo Spirito, noi dobbiamo poi percepire l'iniziativa dello Spirito. Ora, i doni dello Spirito sono meravigliosi, perché
In questi doni noi troviamo due modi come Dio si muove. Dio si muove per sovranità, cioè di sua iniziativa. Poi leggeremo il verso che dice che lo Spirito Santo distribuisce i suoi doni a ciascuno in particolare come egli vuole. Cioè tu non puoi scegliere che cosa lui ti dà, ma tu puoi avere fede per prendere ciò che lui ti dà. Quindi c'è la sovranità, la scelta la fa lo Spirito. Ma poi c'è la grazia, perché lui dopo che sceglie ti fa sapere cosa ha scelto e tu devi esercitare la fede per ricevere in quel momento la manifestazione dello Spirito. E ritorniamo a quello che abbiamo detto domenica scorsa, dobbiamo avere l'antenna che funziona, che percepisce i segnali del cielo e li fa manifestare sulla terra. Vi ricordate che la fede è una piattaforma, come la pista dove un aereo atterra, l'aereo viene dal cielo, ma se non ha una base sulla terra non può atterrare. E così anche un'antenna che percepisce i segnali del cielo e li fa esprimere sulla terra. Questo è meraviglioso e noi dobbiamo capire che questa domanda in realtà è stata posta nella maniera sbagliata. Perché se i doni sono dello Spirito, noi non possiamo dire qual è il tuo dono. Dovremmo dire come posso fare a collaborare con lo Spirito affinché lui non trovi resistenza quando si vuole manifestare attraverso di me. Quindi no, abbiamo fatto la domanda dal lato sbagliato, ora dobbiamo aggiustare il tiro e farla dal modo giusto. Quindi andiamo a vedere ora che il nostro punto debole, poi lo leggeremo, che Dio ha dato i doni. Le manifestazioni dello Spirito appartengono a ogni persona battezzata di Spirito Santo. Perché non tutti? Perché non tutti fluiscono nei doni dello Spirito? Il problema non è nello Spirito, il problema non è in Dio, il problema è in noi. O per paura, paura di sbagliare, incredulità, mancanza di conoscenza. Ci possono essere varie cause, però ognuno di noi dovremmo desiderare che lo Spirito Santo si manifesti attraverso di noi. Quanti di voi avete questo desiderio? Glielo volete dire allo Spirito Santo questa mattina pubblicamente? Digli: Spirito Santo, io ho un grande desiderio che tu ti manifesti continuamente attraverso di me. Questo è il desiderio di Dio, questo è perché Dio ha dato i doni carismatici, perché lui vuole che lo Spirito Santo si possa manifestare costantemente attraverso di noi. Ora, come vi ho promesso, vi devo dare due scritture, Atti 2:38, predicazione di Pietro dopo la Pentecoste. Cosa dice Pietro? Sta parlando ai suoi fratelli ebrei che gli fanno la domanda: allora cosa dobbiamo fare? Sono stati toccati da quello che Pietro ha detto e dicono: fratelli, che dobbiamo fare? Pietro ha la risposta e dice: ravvedetevi, cioè cambiate mentalità, e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo, che per loro significa il Messia. Per questo i primi credenti vengono chiamati messianici, perché loro già conoscevano Dio, perché erano in un patto, ma non sapevano che Gesù era il Messia. Ora devono cambiare mentalità e capire che Gesù è il Messia e devono ricevere il Messia mandato da Dio e per il perdono dei peccati, cioè a motivo del perdono dei peccati, e voi riceverete il dorea dello Spirito Santo. Ora sapete, c'è stata una grande diatriba all'inizio del movimento pentecostale, perché il movimento pentecostale è sorto attraverso una chiesa che erano i metodisti wesleyani. I wesleyani erano convinti che c'erano, quando è venuto il battesimo nello Spirito Santo, erano convinti che c'erano tre opere della grazia. La prima opera della grazia la chiamavano nuova nascita, la seconda opera della grazia era la santificazione, e quando è venuto il battesimo nello Spirito Santo non lo sapevano più catalogare, così l'hanno chiamato la terza opera della grazia. Ma qual era il punto debole? Il punto debole era questo, che loro erano convinti, e ancora oggi alcune chiese sono convinti di questo, di quell'idea sbagliata originale,
che se tu non sei sufficientemente santo non puoi ricevere lo Spirito Santo. Ma è tutto l'opposto: se non ricevi lo Spirito Santo non puoi diventare sufficientemente santo. Perché guardate, non avendo conoscenza di questo verso, questo è un Dorea. E sapete qual è l'unica responsabilità quando c'è un Dorea? Riceverlo. Quanto hanno dovuto aspettare, poi lo guarderemo, il centurione Cornelio? Ne sapevano l'esistenza? No. Ma appena Pietro predicò, furono salvati, credettero e scese subito lo Spirito Santo. Perché sia la salvezza che il battesimo nello Spirito Santo sono due dorea, cioè sono lasciti testamentari che ci sono stati dati da Gesù dopo che è morto sulla croce. Ora sapete, un testamento non si può aprire fino a che il testatore è vivo. Ma quando Gesù è morto, tutti noi abbiamo ricevuto un lascito che si chiama salvezza. Perché la Bibbia dice chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato? Per il semplice fatto che a ognuno è stato dato il dorea della salvezza e il dorea dello Spirito Santo. Ora vedete, questa diatriba ha fatto in modo che molte chiese, ancora oggi, molte chiese pentecostali sono convinte che tu devi fare riunioni lunghe di aspettazione, aspettare anni che Dio ti battezza nello Spirito. Ma la verità è un'altra: è un dono che deve solo essere ricevuto, perché è un dono già dato a Pentecoste alla Chiesa per tutti i tempi. Questa è la mancanza di comprensione della parola di Dio. Perché il movimento pentecostale, di cui noi siamo discendenza, ha avuto il grande merito di portare in auge la scrittura, ma molti di quelli che l'hanno portato in auge non avevano gli elementi per saperla interpretare in maniera corretta, per cui sono arrivati a conclusioni sbagliate. E quando si arriva a conclusioni sbagliate, Dio non le può confermare, perché Dio conferma solo la verità. Quindi guardate quanto è importante questo termine dorea. Comprenderlo è importantissimo, perché questo vi spiega perché anche se una persona non è nella sana dottrina può ricevere lo Spirito Santo. Noi, molti di noi, e non sto parlando per sparlare ma per onorare la verità, veniamo fuori dalla Chiesa Cattolica, ma nella Chiesa Cattolica ci sono carismatici che ricevono lo Spirito Santo. E alcuni hanno detto: ma come mai loro magari non hanno la sana dottrina, come che ricevono lo Spirito Santo? Perché lo Spirito Santo è un dono dorea, indipendente dalla dottrina. La dottrina poi ti aiuterà a crescere, a santificarti, tutto quello che vuoi, ma è un dono che Dio dà a chiunque lo riceve. Se le persone gli chiedono lo Spirito Santo, anche se uno non ne sa niente, Dio lo Spirito Santo non lo può negare, per il semplice fatto che è un dorea. E a tutti quelli che glielo chiedono, Dio glielo dà. Naturalmente lo dà ai figli, a quelli che già hanno ricevuto Gesù. Perché per il mondo la promessa, Gesù ha detto che il mondo non può ricevere, per il mondo la promessa è la salvezza, ma per i figli la promessa è lo Spirito Santo. Quindi ogni figlio che chiede a Dio lo Spirito Santo, Dio glielo dà e non può negarlo. Andiamo a vedere questo fatto che è avvenuto con il centurione Cornelio della corte detta italica, che quindi chiaramente non possiamo dire altro che era italiano. Amen. Tra i gentili, tra i primi che hanno ricevuto il battesimo nello Spirito Santo sono gli italiani. Amen. Dio vuole l'Italia ripiena di Spirito Santo, come è successo nella prima chiesa. Leggiamo Atti 10:45. Pietro viene mandato a predicare il Vangelo. Cornelio ha una visione di angeli che gli dicono: noi non ti possiamo predicare il Vangelo, però ti possiamo dire chi può farlo. E Pietro viene inviato dal Signore a predicare il Vangelo.
Ma mentre Pietro sta ancora parlando, Dio li salva e li riempie di Spirito Santo. E Pietro non è solo, ci sono gli ebrei. Ora, questo gruppo di persone sono gentili, non sono ebrei. E tutti i credenti circoncisi, cioè gli ebrei, che erano venuti con Pietro, rimasero meravigliati che il dorea dello Spirito Santo fosse stato sparso anche sui gentili. Ora voi comprendete, la prima chiesa era fatta soprattutto da ebrei, ed essendo fatta da ebrei, che cosa succedeva? Che loro erano ancora, dovevano superare il concetto che il sacrificio di Cristo non era solo per gli ebrei, era per tutti, era l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Voi sapete che nella cultura ebraica un ebreo non entrava mai nella casa di un gentile. Difatti Pietro ha dovuto avere tre visioni con tre lenzuola che scendevano e salivano per convincersi di poter andare a casa di Cornelio. E poi tutti quanti erano meravigliati che il dono dello Spirito Santo fosse stato sparso anche sui pagani, sui gentili. Perché? Parlavano in altre lingue, li udivano parlare in altre lingue. Ora, il segno delle lingue ha convinto perfettamente Pietro che il dono dello Spirito, come l'avevano ricevuto loro a Pentecoste, era stato sparso anche sui gentili. E Pietro ha detto: non possiamo negare loro il battesimo in acqua. Il verso successivo, non so se i fratelli riescono a mandarlo, non possiamo negare l'acqua a coloro che hanno già ricevuto lo Spirito Santo come noi stessi. Quindi, in altri termini, la Chiesa dei Gentili, i Gentili sono venuti a fare parte della Chiesa in maniera ufficiale dopo questa esperienza che è stata fondamentale ed è stata importante. Ora parliamo della persona dello Spirito Santo, perché lo Spirito Santo è una persona, è la terza persona della Trinità. Cos'è venuto a fare lo Spirito Santo? È venuto a completare e realizzare l'opera di redenzione di Cristo. La morte, il seppellimento di Cristo hanno messo a morte per sempre la legge mosaica e la natura umana caduta nel peccato. È stata inchiodata sulla croce. Ma fare morire la natura umana senza darne una nuova non avrebbe completato la redenzione. Noi in realtà non siamo nati di nuovo nella morte di Cristo. Noi nella morte di Cristo siamo morti alla vecchia natura, ma noi siamo nati di nuovo alla risurrezione di Cristo. Se uno è in Cristo, egli è una nuova creazione. Ma la nuova creazione quando è stato fatto? Quando Gesù, il primogenito dai morti, è stato risuscitato. E noi eravamo in Lui, eravamo in Cristo. Noi siamo nati di nuovo legalmente quando Cristo è risorto. Ma l'opera era compiuta con la risurrezione? No. Gesù ha detto: è utile che io me ne vada, perché se non me ne vado alla destra del Padre non posso mandarvi il Consolatore. La missione della Chiesa non è potuta iniziare fino a che non è sceso lo Spirito Santo nel giorno di Pentecoste. Cosa ha detto Gesù? Dimorate in Gerusalemme finché siate rivestiti di potenza dall'alto. Quindi la missione della Chiesa non è iniziata senza lo Spirito. È iniziata nello Spirito e deve continuare nello Spirito, perché è lo Spirito che ha potenziato la Chiesa. Quindi, come dicevamo, lo Spirito cosa ha fatto? È venuto con un ministero verso il mondo, di convincere il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio, perché deve fare in modo che il mondo possa ricevere Cristo. Poi, quando ha ricevuto Cristo, è nato di nuovo, c'è il dono dello Spirito Santo. Quindi lui è venuto a convincere per fare ricevere la salvezza, e poi per riempire le persone che hanno ricevuto la salvezza. Questa è un'opera meravigliosa che lui è venuto a compiere, e fa cose in noi
è attraverso di noi. Dillo, lo Spirito Santo fa cose in me e attraverso di me. La domanda è: cosa è venuto a fare lo Spirito Santo in te? Solo farti parlare in lingue? No. La risposta la troviamo in Romani 8:29. Lo Spirito Santo è venuto per fare in modo che noi realizziamo il proposito finale di Dio. E qual è il proposito finale di Dio? Quelli che gli ha preconosciuti, li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine, ma in questo caso è più somiglianza che immagine, perché l'immagine la riceviamo alla nuova nascita, ma la somiglianza è un processo che lo Spirito Santo viene a fare dentro di noi, del suo Figlio, affinché egli sia il primogenito di molti fratelli. Gesù la primizia, noi fratelli. Se noi siamo trasformati alla somiglianza del Figlio, cosa facciamo? Chi vede noi, chi vede? Gesù ha detto: chi ha visto me ha visto il Padre. E qual è l'obiettivo dello Spirito Santo? Fare in modo che Cristo sia formato in noi, affinché quando le persone guardano noi, non guardano noi, ma vedono Lui in noi. Questo è quello che Lui fa in noi. E poi quello che Lui fa attraverso di noi. Voi prima di conoscere Gesù la leggevate la Bibbia? Molti di noi non la leggevamo, manco sapevamo cosa c'era scritto. Forse ce la siamo pure comprata e l'abbiamo messa nel comodino o nello scaffale a fare la muffa. Ma quando abbiamo avuto la salvezza e ci è venuta fame della parola, cercavamo il cibo, cibo spirituale, che nella parola di Dio, abbiamo cominciato a leggere la scrittura, e lo Spirito Santo cosa ha fatto? Ha cominciato a rivelarcela, perché io quando all'inizio l'ho comprato ho cominciato a leggere ma non ci capivo niente, l'ho posata. Ma quando ho accettato Gesù mi sembrava viva, la leggevo e capivo, ho detto: che è successo? Come mai ora la capisco? Prima non ci capivo niente, perché ero vivo, ero figlio e capivo il linguaggio di mio padre, ma non lo capivo mentalmente, lo capivo nello spirito, e avevo fame di imparare di più e di conoscere di più. Quindi lo Spirito Santo cosa ha fatto? La prima passione che ti ha messo cosa è stata? La passione per i perduti. Cosa hai fatto tu quando hai accettato Gesù? La prima cosa che hai fatto? Sei andato a parlare con i tuoi parenti, con le persone che ami di più. Dio ti ha condiviso il suo cuore, la compassione per chi non lo conosce. E noi non eravamo esperti. Io non conoscevo tanto della scrittura. Io testimoniavo di quello che Dio aveva fatto in me. Perché io dicevo: ora sono sicuro di essere salvato. Ora non ho più paura della morte. Ora ho ricevuto Gesù. Gesù è vivo, Gesù mi ama. Ma non ho fatto grandi predicazioni. Così come quando io ho accettato Gesù, non è che mi hanno fatto una grande predicazione. Mi hanno solo detto: Gesù ti ama. E io per 3 notti non ci ho dormito. Mi hanno dato un opuscolo che ho letto più di 300 volte. Era solo scrittura. E io l'ho letto la prima volta con il pregiudizio di contestare chi me l'aveva dato, poi ho riletto la Bibbia e c'erano scritte le stesse cose. Ho detto: ma allora non sono sbagliati nei guai, ci sono io. Che meravigliosa opera che fa lo Spirito Santo. Quindi quando noi diciamo: qual è il mio dono? Dobbiamo capire che dobbiamo cambiare la domanda. Come posso non essere un ostacolo per lo Spirito Santo quando Lui si vuole manifestare attraverso di me? Come posso conoscerlo? Come posso capire le sue intenzioni? Come posso sperimentare la sua presenza? Come posso ascoltare la sua voce? Perché Lui è Dio. Ma siccome spirito non lo posso percepire con i sensi naturali,
ho bisogno di percepirlo con i sensi dello spirito. Quindi proiettiamo per un attimo la slide che ci dà il riassunto dei doni dello spirito. Tutti voi sapete che io ho scritto un libro su questo. Guardate, i doni dello spirito sono 9 e sono divise in 3 categorie. Doni di ispirazione, dove lo Spirito Santo ispira, e sono dono di profezia, dono di interpretazione delle lingue, dono delle diversità di lingue in questo caso. Poi doni di potenza, che è dono di fede, dono di miracoli o potenti operazioni, dono o doni, meglio al plurale, perché è riportato al plurale, di guarigioni. Poi ci sono i doni di rivelazione, che sono parola di sapienza, parola di conoscenza, discernimento degli spiriti. Se ci fate caso, sono 9, ma sopra c'è scritto maggiore, medio, minore. Il dono di profezia è il dono maggiore tra i doni di ispirazione, perché può sostituire perfettamente diversità di lingue e interpretazione delle lingue. Quindi è un dono maggiore. Tu dici, ma allora perché Dio ha messo la diversità di lingue e l'interpretazione delle lingue? Perché scende nel livello di fede che noi abbiamo. È molto più semplice dare un messaggio in lingue che interpretarlo. È ancora più semplice interpretarlo che profetizzare. Quindi Dio scende nel nostro livello e secondo il livello dove siamo arrivati possiamo scorrere i doni dello Spirito, anche se Paolo poi dice cercate i doni maggiori. Nei doni di potenza c'è il dono di fede, col quale puoi fare miracoli e puoi ricevere miracoli. Nel dono dei miracoli puoi fare solo miracoli. E nei doni di guarigione puoi fare solo guarigioni. Nella parola di sapienza ti rivela il futuro. La parola di conoscenza ti parla del passato o del presente. Dio può rivelare cose del passato nella tua vita che neanche tu sai. Perché voi lo sapete che noi cominciamo a ricordare dopo i 3 anni circa. Ma tu quando eri nel seno di tua madre, della gravidanza, che ricordi hai? Nessuno. Ma se uno è stato rigettato, a volte il rigetto comincia nel seno della madre. E non ne sanno niente. Lo Spirito Santo può svelare, soprattutto quando c'è un bisogno di guarigione dell'anima, cose del passato che neanche noi sappiamo. Ma la parola di conoscenza si può muovere sul passato e sul presente, solo la parola di sapienza si muove sul futuro. E se tu devi avere una direzione per il futuro, tu hai bisogno di una parola di sapienza. Ora vedete, tutti questi doni sono manifestazioni dello Spirito, cioè modalità di come lo Spirito si muove manifestando se stesso con uno scopo solo, che è il bene comune e l'edificazione della Chiesa. Non sono stati dati per innalzare qualcuno, ma per benedire persone. Dillo, io sono nato per benedire altri. Ora andiamoci a vedere alcune scritture che sono fondamentali da questo punto di vista. E la prima scrittura che vi voglio condividere è 1 Corinzi 12 verso 1, perché i doni dello Spirito sono trattati in 1 Corinzi 12, 1 Corinzi 14, ma nel centro c'è la motivazione dei doni, l'amore. 1 Corinzi 13 è famoso perché c'è l'inno all'amore. E i doni si trovano, io lo chiamo sandwich spirituale o panino spirituale, al centro l'amore, che è la motivazione di tutto, e poi i doni carismatici, prima e dopo, ma al centro ci deve essere sempre l'amore. 1 Corinzi 12 verso 1 dice: ora fratelli, non voglio che siate nell'ignoranza riguardo ai doni spirituali.
Se guardate la vostra versione della Nuova Diodati, che ha un vantaggio enorme, perché quando una cosa non è nel testo originale ed è stata aggiunta dai traduttori, ve lo fa sapere perché ve lo mette in corsivo. Scoprirete che la parola doni è stata aggiunta. È vero che nel contesto si parla di doni, ma Paolo, quando ha scritto questo, non si riferiva solo ai doni, ma al mondo dello Spirito. Quindi Dio non vuole che siamo ignoranti del mondo dello Spirito. In altri termini, dobbiamo capire che c'è una realtà naturale e c'è una realtà soprannaturale. Se tu non comprendi che c'è una realtà soprannaturale, non cercherai mai i doni dello Spirito, perché non sono naturali, sono soprannaturali. Quindi Dio non vuole che noi siamo ignoranti del mondo spirituale. Poi, dopo aver fatto questa premessa, l'apostolo Paolo comincia a dichiarare nel verso 7, sempre di Prima Corinzi 12, che a ciascuno... Quanti di voi avete la sufficiente rivelazione per sapere che siete un ciascuno o una ciascuna? A ciascuno battezzato nello Spirito, la premessa è questa. È data la... Notate che non dice il dono, dice la manifestazione. Il dono è lo Spirito e la manifestazione è la modalità come Lui si manifesta attraverso di noi. Perché cosa te lo dà? Per l'utilità comune. Ascoltate bene, a Palermo una delle cose peggiori che possiamo dire alle persone, sì, una cosa è inutile. È vero? Dio non ha fatto inutile nessuno nel corpo di Cristo. Tutti siamo utili gli uni agli altri e Dio ci ha equipaggiato ciascuno per essere utile a tutto il corpo di Cristo. E poi c'è l'elenco. Non nell'ordine come l'abbiamo messo noi, ma sono tutti elencati là i 9 doni. A uno infatti è data per mezzo dello Spirito parola di sapienza, a un altro secondo il medesimo Spirito parola di conoscenza, andiamo avanti, a un altro fede dal medesimo Spirito, a un altro doni di guarigioni per mezzo del medesimo Spirito, a un altro potere di compiere potenti operazioni, a un altro profezia, a un altro discernimento degli spiriti, a un altro diversità di lingue, a un altro l'interpretazione delle lingue. Così Paolo dice: vi sto spiegando quali sono le modalità con cui lo Spirito Santo manifesta se stesso. Così tu sai che lui si muove in questi ambiti. Ed è importante che noi comprendiamo qual è il dono più importante per noi. Alcuni potrebbero dire: il dono più importante per me è questo. No, io ti dico una cosa, sapete qual è il dono più importante per voi? Quello di cui avete bisogno in quel momento. Perché se tu sei malato, avere discernimento di qualcosa per gli altri non ti serve a niente, ti può essere guarito. Quindi è quello che risponde al tuo bisogno presente. E quello che voglio dirvi io, che Dio ha dato alla Chiesa l'equipaggiamento dei doni dello Spirito per rispondere ai bisogni nel corpo di Cristo. Ma cosa presuppone questo? Che noi siamo insieme. Perché io dico che la Chiesa non può essere virtuale? Perché i doni dello Spirito non si manifestano nel virtuale, si manifestano di presenza. E molti dicono: io il culto me lo seguo online. Sì, però tu non godi i doni dello Spirito online. I doni dello Spirito si manifestano di presenza, quando il corpo di Cristo è radunato. Ora Dio, se le persone non si possono muovere, può avere abbastanza misericordia da guarirli anche con un culto online. Perché Dio conferma la parola, però c'è scritto anche nella sua parola: non fate abitudine di lasciare la vostra comune adunanza. Perché mi sa che il Covid è diventato una scusa, perché le persone sono abituate a stare a casa. Io vi dico una cosa: se perdiamo lo spirito di sacrificio, assomigliamo poco a Gesù. Perché Gesù ha sacrificato se stesso per noi.
abbiamo solo una vita da vivere, facciamo sacrifici, perché poi non avremo più l'opportunità. Con mia moglie siamo atterrati all'1:30 di stamattina, che l'aereo è pure ritardato. Siamo andati a letto alle 2:30 e alle 7 eravamo qua. Ora che fa, non mi sarebbe piaciuto andare a dormire un pochino di più? Ma io guardo Gesù e dico: Signore, ma dopo tutto quello che tu hai fatto per noi, ma che cos'è per me questo? Niente. Ho visto tante persone dotate, ma non hanno spirito di sacrificio, e chi non ha spirito di sacrificio non avrà mai successo. Se volete avere successo nel mondo dello spirito, sacrificatevi. Offrite voi stessi a Dio in sacrificio vivente, santo e accettevole davanti a Lui. Questo è il nostro vero culto spirituale, quando ci offriamo al Signore. Ora ascoltatemi, io credo, sempre ho creduto questo, che quando la Chiesa è unita e raccolta insieme, ci sono tutti gli elementi necessari per rispondere a ogni bisogno del corpo di Cristo. Ma questo presuppone unità, questo presuppone stare insieme. Cosa dice la Bibbia? Quanto è buono e piacevole che i fratelli dimorino, ognuno per i fatti suoi davanti al computer, o insieme. È lì che l'Eterno ha ordinato la benedizione e la vita in eterno. Quando noi ci siamo convertiti non potevamo stare soli. Cercavamo sempre i fratelli per stare insieme. Quando è che preghiamo? Quando è che ci vediamo? Quando è che evangelizziamo? Quando è la prossima riunione? Cosa facciamo? Perché è normale, viene dentro di te, nel tuo spirito, è un bisogno, una necessità, la comunione fraterna. Amen. Dio non ci ha creati per essere lupi solitari, Dio ci ha creati per avere comunione fraterna. Lo Spirito Santo, che dono meraviglioso che Dio ci ha dato. Non ci ha dato manifestazioni, ci ha dato lo Spirito che manifesta se stesso. Ci ha dato la sorgente delle manifestazioni. E io non so voi, ma quante volte mi sono chiesto: Signore, ma io mi rendo conto che dentro di me abita la terza persona della Trinità, che ha creato insieme al Padre e al Figlio tutto l'universo? In altri termini, ho la sorgente di ogni potenza, la sorgente di ogni conoscenza, perché Lui è onnisciente, è onnipotente, è onnipresente e abita dentro di noi. E quando noi non abbiamo piena rivelazione di questo, cosa succede? Che preghiamo che Dio ci visiti. Ma cosa ne direste voi se mia moglie mi dicesse: mi visiti? Come medico lo posso capire, ma come marito dice: ma perché non abitiamo insieme? Allora ti visita uno che non abita con te, ma uno che abita con te, dimora con te, vive con te. Lo Spirito Santo non è stato dato per visitarci, è stato dato per dimorare. Rimarrà con voi in perpetuo. Io a volte ho detto: Signore, ma quanto ci rendiamo conto del dono così grande che tu ci hai fatto? Hai donato te stesso a noi, non ci hai dato qualcosa, ci hai dato qualcuno, ci hai dato lo Spirito tuo Santo, ci ha donato la terza persona della Trinità e ci ha dato il grande privilegio, in persone che siamo ancora pieni di difetti, di carenze, di farlo abitare da noi. Io ho una grande gratitudine per questo. E io vi dico una cosa: l'opera dello Spirito Santo è insostituibile. E qui potremmo tutti noi raccontare un sacco di testimonianze. Quando hai avuto bisogno di forza, quanti di voi vi siete sentiti deboli?
lui ti fortifica. Sapete quante volte ho fatto l'esperienza che ero abbattuto, mi sono buttato in ginocchio, quando mi sono alzato mi sentivo un leone. Ero io, no, era lo Spirito Santo che mi aveva incoraggiato, mi aveva dato la forza del bufalo. Infatti uscivo fuori e mi sentivo imbufalito. Quando siamo stati confusi, lui è divenuto la nostra guida. Signore, cosa devo fare? Non lo so cosa devo scegliere. Quando io dovevo fare la scelta di fare la guardia medica, Dio è stato fedele, lo Spirito Santo mi ha detto non presentare quei documenti, figlio. Io non capivo. E dicevo, chi glielo dice a mio padre? Dopo che io sono diventato medico, rifiuto il lavoro. Però la guardia medica era sabato e domenica, io non avrei potuto più fare nulla. E lo Spirito Santo mi ha detto non farlo, figlio, rovineresti il piano di Dio. Io l'ho ubbidito, ma io neanche potevo immaginare cosa lui aveva preparato per me. Però la semplice ubbidienza mi ha preservato. Che bello quando lui ci guida. Io ho imparato una lezione, lo Spirito Santo non si discute, si ubbidisce. Io non capisco a volte perché mi dice le cose, però io ubbidisco a quello che lui dice perché so che è onnisciente e sa quello che dice. Quante volte siamo stati guariti, siamo stati male, di salute, e poi lui è venuto e ci ha ristabilito, ci ha guarito, ci ha fatto vedere la sua potenza. Quante volte non sapevamo come pregare. Eri là, Signore, ma come devo pregare? Ma come devo chiedertele le cose? Qual è la cosa più importante per me da chiedere? E lo Spirito Santo, fedele, ti diceva, comincia a pregare in lingue. Anche se tu non capisci, il Padre sa perfettamente quello che tu stai dicendo. E poi ti apre la mente e ti fa comprendere perché cosa stai pregando. Qual è il tuo bisogno? Un giorno eravamo a un ritiro spirituale, ad Altofonte. E pregavo in spirito in maniera molto forte. E ho chiesto allo Spirito Santo, ma perché cosa sto intercedendo? Lo Spirito Santo mi disse, sta intercedendo per te perché devi comprendere cosa significa che sei la giustizia di Dio in Cristo Gesù, perché ancora non l'hai capito. Da quel momento mi si sono aperte qualcosa che io ho cominciato a capire. Da quella rivelazione ho cominciato a capire tante cose. Perché guardate, voi siete nati con insegnamenti nelle classi, ma a noi non ci ha insegnato niente nessuno, perché non c'era la cultura dell'insegnamento. Quindi voi avete imparato cose che noi ci abbiamo impiegato decenni per capirle. Quindi apprezzate gli studi, sono importanti. Poi chi si dimentica certe profezie? Io ero molto razionale, oggi voi mi conoscete così, ma essendo un universitario, laureato, là ti fanno il lavaggio del cervello con la razionalità. E un giorno Dio usò una persona, mentre pregavamo. Sapete, sono quelle profezie che tu non ti puoi scordare mai. E gli mise nella bocca quelle parole, ti renderò semplice come un piccolo fanciullo. Se non muti e non diventi come un piccolo fanciullo, non mi capirai. Quelle parole sono rimaste scolpite nel mio cuore e non me le potrò mai dimenticare. Così come una volta quando ho ricevuto una profezia di un altro uomo che mi ha detto, ti vedo che guidi un gregge. Io disse, che sa che se fu moiere. Era vero, ma io non ci potevo credere assolutamente. Ero credo a un anno dalla conversione e lui ha visto che Dio mi avrebbe chiamato a fare il pastore. Io ho detto no, chissà se fumò che cosa.
Ma la prima rivelazione di questo l'ha avuto mia moglie, che pure lei mi ha detto una cosa. Venivamo da un culto e a un certo punto, mentre stavamo facendo via Marchese di Villa Bianca, lei mi fa: io sento che tu un giorno sarai pastore. Io mi faccio una risata da fino a arrivare allo semaforo. Io ho detto: ma chi stai dicendo? Non è possibile, perché non ci potevo credere. Ma guardate una cosa, Dio sapeva il mio futuro, io non lo sapevo. A me sembrava una cosa impossibile, una cosa strana, ma voglio dirvi una cosa: il futuro che tu raggiungerai, lo Spirito Santo è già stato là e ti ha visto là, e lui ti guiderà in quel futuro che ha preparato per te. Ma io non lo capivo, non lo potevo capire. Però devo dargli onore, lode e gloria che in qualche modo ha usato qualcuno per farmi avere il messaggio che, anche se io non lo potevo capire, però non me lo potevo dimenticare più. Allora, come possiamo collaborare con lo Spirito Santo? La domanda corretta è: come posso collaborare con lo Spirito Santo? Non è che doni ho, come se io ricevo qualcosa e poi lo gestisco io come voglio io. No, i doni agiscono tutti per iniziativa dello Spirito. Poi tu devi afferrare quell'iniziativa e collaborare. La prima cosa: sii grato. Non è bello quando, anche se noi poi gli rispondiamo: no, non c'è di che. Quando uno ti ringrazia, perché se ti dice grazie, tu ci dici: no, ma non ti figurati, però sono turice della mente, mi manco grazie, mi disse. Quante volte ringraziamo lo Spirito Santo e gli diciamo: grazie che mi onori, che abiti con me, grazie che sono il tuo tempio. Gratitudine è raro. 10 lebbrosi guariti, tu no, uno solo, cioè a decima era la gratitudine. L'ingratitudine è una cosa che ci ferisce, vero? Quando tu hai aiutato persone, gli hai dato la vita, l'hai sostenuto, l'hai aiutato, l'hai visitato, l'hai curato, l'hai fatto crescere, e poi vedi che assolutamente c'è ingratitudine e ci resti male. A volte io ho pensato: Signore, quanto sono stato ingrato con te, che tu hai fatto cose e l'ho dato per scontato e neanche ti ho ringraziato. Entrate nelle sue porte con e nei suoi cortili con lode. Gratitudine, fratelli, è un'attitudine bellissima. La mattina ti svegli e gli dici: Signore, grazie di questo giorno, grazie di questa opportunità, grazie della grazia che hai preparato per me. Stamattina quando io ho aperto gli occhi e ho pregato, il Signore mi ha detto: figlio, è il tempo di credere quello che predichi, che la mia grazia è sempre superiore al tuo bisogno. Non ti preoccupare quanto addormisci oggi. Che bello che Dio ci parla. Che dono meraviglioso ascoltare la sua voce. Gratitudine e sensibilità. Elia, terremoto, fuoco, tempesta, ma l'Eterno non era lì. Un suono dolce e sommesso, cioè a basso volume. E per ascoltare qualcosa che è a basso volume devi fare silenzio, che è la cosa più difficile per noi, perché facciamo una confusione. Dolce e sommesso, armonioso. Lui parla, ma non nella confusione, nel silenzio. Ci induce a fare silenzio perché vuole ascoltare lui. E sapete, la lezione la imparò il profeta Samuele quando Dio lo chiamava. Eli aveva la conoscenza di come si ascolta Dio. Gli ha detto: se ti succede di nuovo, fermati e di parla, o Signore, il tuo servo ascolta. Dio è un gran Signore ed è, oltre a essere il Signore, è un gran Signore, non ti interrompe mai quando parli tu. Ma se tu ti fermi e gli dici: parla, io ti ascolto, faccio silenzio, voglio sentire te, lui ti parla e tu lo puoi ascoltare. Quindi
Noi dobbiamo sempre essere grati che Dio ci ha dato se stesso nello Spirito Santo, che dimora dentro di noi, non lontano da noi, è dentro di noi. E guardate che la prima Chiesa non si accontentava solo di avere lo Spirito Santo, voleva le manifestazioni dello Spirito Santo e il soprannaturale. Andiamola a leggere nella preghiera che hanno fatto dopo essere stati minacciati di non parlare più nel nome di Gesù, in Atti 4, 29, 31, vediamo che Pietro e Giovanni ritornano ai loro, sono stati minacciati di non parlare, loro hanno detto bisogna obbedire a Dio anziché agli uomini, e quando tornano ai loro fratelli fanno questa preghiera spinta dallo Spirito Santo. Ed ora, Signore, considera le loro minacce e concedi ai tuoi servi di annunciare la tua parola con ogni franchezza. Ascoltate bene, non hanno chiesto miracoli subito, hanno chiesto franchezza. Sai perché? Perché se non c'è nessuno che ha il coraggio di dichiarare la parola di Dio, Dio non ha niente da confermare. Dio conferma la parola con i segni che l'accompagnano. Stendendo la tua mano per guarire, perché si compiano segni e prodigi nel nome del tuo santo figlio Gesù. La Chiesa disse: ci hanno minacciato, non ci fermiamo, anzi dacci più franchezza, Signore, e manifesta la tua potenza, segni, prodigi e miracoli. Quanti di voi volete vedere ancora segni, prodigi e miracoli nella vostra vita, nella vostra casa, nella vostra riunione? Dio vuole manifestare la sua potenza, per questo ci ha dato il suo spirito. E a Dio è piaciuto così tanto che dice che dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano radunati tremò, un terremoto. Che succede? Ma il risultato non era il terremoto, è che tutti erano ripieni di Spirito Santo e annunziavano la parola di Dio con ogni franchezza. Ascoltate bene, quante volte avete sentito timore di parlare perché cosa pensano, che cosa possono dire, cosa possono fare? Voglio dirvi una cosa, Dio ci vuole dare franchezza. Non intimiditevi mai quando dovete parlare la parola, dovunque vi trovate, rilasciate la parola, dichiarate la parola, perché questo onora Dio quando noi dichiariamo la sua parola in mezzo alle situazioni, in mezzo alle circostanze. Prendete ogni cosa come un'opportunità che Dio vi dà per dichiarare la parola con franchezza. A Dio è piaciuto così tanto che mandò un terremoto, come dire, mi piace io questa cosa. E tutti furono ripieni di spirito e annunciavano la parola di Dio con ogni franchezza. Ora guardate, Dio non usa le persone più indottrinate o istruite, Dio usa le persone più disponibili, ma meglio se sono indottrinate e istruite. Perché tu puoi avere conoscenza e non sei disponibile. La disponibilità è qualcosa che dobbiamo dare a Dio ogni giorno, offrire noi stessi a Dio in sacrificio vivente. E voglio che questa mattina alzate le mani e dite allo Spirito Santo: ti do la mia disponibilità, usami. Voglio essere uno strumento nelle tue mani. Voglio darti tutta la mia disponibilità. Vuoi che evangelizzo qualcuno? Lo faccio. Vuoi che prego per qualcuno? Lo faccio. Vuoi che libero qualcuno? Lo faccio. Vuoi che testimonio a qualcuno? Lo faccio. Vuoi che faccio qualcosa per scioccare qualcuno? Lo faccio. Io ti do la mia disponibilità. Quando tu sei disponibile, lui può pregare attraverso di te. Giuda 20, c'è un verso fantastico. Ma voi carissimi, come siamo per Dio? Siamo cari o siamo carissimi? Siamo cari perché comprati col sangue di Gesù, siamo carissimi perché Dio è amore.
edificando voi stessi sulla vostra, com'è la vostra fede? Sapete che nella Bibbia la parola santissima è usata solo per il luogo santissimo e per la fede. E perché la fede viene chiamata santissima? Perché la fede per definizione si accorda col Santissimo, e quando si accorda col Santissimo anche la fede diventa santissima. Pregando nello Spirito Santo. Non dice per lo Spirito Santo, che significa per mezzo, ma pregando nello Spirito Santo significa che tu sei nello Spirito e sei divenuto una stessa cosa con Lui, e quando tu parli non sei tu che parli o preghi, è Lui che parla o prega attraverso di te. A volte quando tu senti, ti hanno detto fai una preghiera, magari sei stato preso a sorpresa, tu hai fatto una preghiera e tutti ti hanno detto che bella preghiera, e tu stesso ti sei meravigliato e hai detto ma non ne menisciero c'è quasi. È vero? Che cos'è? È lo Spirito Santo che ha pregato attraverso di te, è lo Spirito Santo che si è manifestato attraverso di te, è lo Spirito Santo che ti ha suggerito le parole giuste e che tu le hai messe fuori, e tutti si sono meravigliati di avere sentito quelle bellissime e meravigliose parole. Quindi dobbiamo essere grati, sensibili, disponibili per collaborare con lo Spirito Santo affinché Lui non trovi nessuna difficoltà attraverso di noi a manifestarsi e a manifestare la vera immagine di Cristo Gesù. Andiamo alla conclusione, perché voglio incoraggiare molte persone che forse per un tempo hanno avuto questo fuoco, questo zelo, manifestazione dello Spirito, sogni, visioni, manifestazione dei doni, e poi piano piano si sono un po' addormentati. Questo è successo anche a Timoteo, che poi divenne apostolo. Guardate l'esortazione di Paolo quando gli scrive in 2 Timoteo 1,6, e guardate che qui quando gli parla la parola usata dono è carisma. Non gli sta dicendo di fortificare o ravvivare il suo dono ministeriale, gli sta dicendo nel dono ministeriale fare manifestare i doni dello Spirito. Per questa ragione ti ricordo di ravvivare il carisma di Dio che è in te per l'imposizione delle mani. In altri termini, Dio gli aveva confermato di avergli dato doni attraverso altri che gli avevano imposto le mani, e lui aveva avuto la consapevolezza di quali doni Dio gli aveva dato, di quale manifestazione dello Spirito poteva essere canale. E quindi Paolo gli dice ravvivalo. Cosa vuol dire? Che io c'ho un'afflizione, c'ho un dolore, c'ho un dispiacere e me ne vado nell'anima. E quando sono nell'anima non sono nello Spirito. E quando non sono nello Spirito perdo la sensibilità allo Spirito. Mantenersi sensibile allo Spirito è un esercizio. A volte ti rendi conto che non sei più sensibile. A volte ti rendi conto che non avverti subito la presenza. E allora devi dirgli, Signore, aiutami, non posso stare così. Paolo gli dice che lui deve ravvivare. Questo significa che lo deve fare lui. Amen? Che gli dice, tu ravviva il dono. Ce l'hai. Dio ti ha usato. Ritorna a una condizione tale dove lo Spirito Santo si può manifestare attraverso di te. Però c'è un altro verso dove Dio promette di ravvivarci. E questo verso lo troviamo in Isaia 57 verso 15, perché Dio ama che le persone siano vive. Torna all'uovo. Non so se si usa questa frase a Palermo, al mio paese si usa. E che muoio torna all'uovo? Dio ci vuole vivi. Amen. Come siete stamattina? Siete vivi?
poiché così dice l'alto e l'eccelso che abita l'eternità. Mamma mia, quando io leggo questo, mamma mia, Dio non abita il tempo, abita l'eternità. E quando io mi accosto a Lui devo capire che io abito il tempo e vedo le cose con la mentalità del tempo, ma Dio abita l'eternità e vede le cose con la dimensione dell'eternità. Il cui nome è Santo, separato da ogni forma di male, separato da ogni forma di imperfezione, separato da qualsiasi cosa negativa. Io dimoro nel luogo alto e santo, e anche con colui che è contrito e umile di spirito, per ravvivare. Ognuno dica: Dio dimora in me per lo spirito degli umili, per ravvivare lo spirito dei contriti. Questa è una parola per chi si sente giù, che si sente abbattuto. Questa è una parola per chi si sente oppresso o depresso. Questa è una parola per dire che questi spiriti di oppressione che ti vogliono tenere giù non hanno diritto legale di stare con te, perché Dio stamattina ti ravviva. Dillo: rifiuto ogni oppressione, rifiuto ogni scoraggiamento, rifiuto ogni depressione, io sono vivo. L'Eterno mi ravviva oggi. Lui abita l'eternità, ma è venuto dentro di noi. Io abito, sono con colui che è contrito, che è umile di spirito. Gesù ha detto: io sono mansueto e umile di cuore, per ravvivare lo spirito degli umili. Ascoltate, molto spesso Dio non ci può aiutare perché non gli chiediamo aiuto. Chiedere aiuto è umiltà. Provate, quando vi trovate in difficoltà, a dire: Signore, aiutami. Spirito Santo, aiutami. Io ho sperimentato sempre l'aiuto, perché un giorno il Signore mi parlò in maniera molto chiara, perché noi abbiamo l'anima e a volte ci lamentiamo, e invece di vedere le situazioni come opportunità ci arrabbiamo per le contrarietà. Il Signore mi ha detto: figlio, c'è stato mai una volta che tu mi hai chiesto aiuto e io non ti ho aiutato? E gli ho detto: no Signore, mi hai aiutato sempre. E Lui mi ha detto: continua a chiedermi aiuto, perché quando tu me lo chiedi, io ti aiuto. L'umile chiede aiuto. L'arrogante e l'orgoglioso dice: non hai bisogno in oddo. Questa mattina pentiamoci se abbiamo detto queste frasi, perché noi abbiamo bisogno gli uni degli altri e abbiamo bisogno di Dio sempre. In ogni tempo Lui è meraviglioso. E per incoraggiarci leggiamo l'altro capitolo, Prima Corinzi 14. Il verso 1: desiderate l'amore. Notate che Dio, la prima cosa che ci dice è avere la motivazione giusta. Che sia la motivazione sbagliata, e le manifestazioni dello Spirito si muovono attraverso di te, tu potresti prenderti la gloria e pensare che quanto sei bravo tu. E cercate ardentemente, ardentemente. No, se succede, succede, se non succede, niente. Questo non è ardore. Ardentemente i doni spirituali, ma soprattutto che possiate parlare ispirati dallo Spirito Santo, perché profetizzare significa questo: parlare ispirati dallo Spirito Santo. Quanto è bella la parola giusta al momento giusto. Le persone diranno: quando tu mi hai parlato ho capito che non eri tu, era Dio che mi stava parlando.
Ieri prima di prendere il volo siamo stati ospiti in un ristorante di una sorella che era siciliana. Infatti quando ho visto il nome del ristorante, La Giara, ci disse: ma tu non sei di qua, di Bergamo? No, no, dice, io i miei genitori erano di Mazara. Noi siamo siciliani di origine. Ah, ho capito, ho detto. Non ci conoscevamo. Lei viene lì, ci dà il benvenuto, è felice che può ospitare noi e il pastore Eros con sua moglie. E mentre lei viaggia, così, lo Spirito Santo mi dice: tu devi pregare per lei perché lei ha un problema di dolori lombari. Io la chiamo, ho detto: sorella, ma tu soffri di dolore? Fino a poco fa. Io soffro sempre di dolore. E mi racconta tutta la storia, che lei ha avuto un incidente e che gli si è storto tutto il bacino, che col tempo è un po' migliorata, ma aveva sempre dolori. Abbiamo pregato là, mentre c'era gente con il ristorante che mangiava, la fece settare una sieggia, abbiamo pregato, ci allunga mamma. Lei si è alzata, era guarita, il dolore se n'era andato. E poi Dio mi dice: prega per lei. E quando comincio a pregare per lei, io e mia moglie la prendiamo per mano, il pastore Eros erano pure là, eravamo lì nel tavolo, stavamo pregando e lo Spirito Santo mi ha dato parole specifiche sul suo passato. E le facce risiamo a chianciarriere. Che bello lo Spirito Santo. Eravamo andati là solo per cenare, ma lui era con noi. E lui ama le persone. E quando trova uno disponibile che lo sa ascoltare, quanto è meraviglioso lo Spirito Santo che vuole fare del bene a tutti. Vuole fare del bene a tutti. Vuole manifestare il suo amore. Vuole manifestare la sua grazia. Io vi dico una cosa, ma manco ci avevo pregato per ricevere, però mentre ero là ero connesso. Lo Spirito mi parla: figlio, io voglio benedire quella donna. Sei pronto? Sì, chiamala. Sapete, dobbiamo crescere in questo. Lo Spirito Santo è una persona, lui parla, ma noi dobbiamo stare attenti, perché uno dei più grandi pericoli è la distrazione. Se io fossi stato distratto, non avrei sentito la sua voce e non avrei permesso a lui di benedire quella persona. Ora tu sei nato per benedire, dillo: io sono nato per benedire. Ma non lo puoi fare da solo, lo puoi fare con lo Spirito Santo. Lui vuole la tua disponibilità. Andiamo a vedere il verso 12 e con questo concludiamo. Così anche voi, e spero che parli di tutti voi, poiché siete desiderosi di avere doni spirituali, dillo: io sono desideroso di avere manifestazioni dello Spirito. Paolo disse: i corinzi erano desiderosi, facevano un po' di confusione, però ce l'avevano il desiderio, ce l'avevano il fuoco. Perché siete desiderosi, cercate di abbondarne. Ora tu puoi pensare che Paolo lo sta dicendo di testa sua o lo ha ispirato lo Spirito Santo. Quindi lo Spirito Santo cosa vuole? Che tu abbondi per edificare gli altri. Cioè, quando Dio ti abbonda, significa che dirà, ti darà di più di quello che gli altri hanno bisogno, ti darà abbondanza. Ora guarda, questo è fantastico. Dio è Dio di abbondanza. Non ti dà le cose precise precise, ti dà sempre di più. Questa mattina fai questa confessione che ha detto Paolo: io sono desideroso di avere doni spirituali e desidero che ci sia grande abbondanza
di manifestazioni dello Spirito Santo affinché possa essere uno strumento di edificazione per i miei fratelli e per la Chiesa, nel nome di Gesù. Amen e amen. Mi sa che questa mattina saranno sparsi doni. Che ci sono persone che stavano pregando, stavano desiderando. Questa mattina Dio ti farà sentire qualcosa forte. Dio ti dirà: siccome mi hai dato disponibilità, io uso la tua disponibilità per benedire tante persone. Ci sono un sacco di gente attorno a te che hanno bisogno di quello che tu hai. E Dio te l'ha dato in abbondanza. La pace che tu hai, la serenità che tu hai, la gioia che tu hai, la conoscenza che tu hai, lo Spirito Santo che dimora dentro di te. Noi forse ci siamo dimenticati quanta ansia, paura, preoccupazione avevamo, e che ora abbiamo la pace di Cristo che sorpassa ogni conoscenza. Ma non diamolo per scontato, non ce l'hanno tutti, ma noi ce l'abbiamo. E possiamo insegnare ad altri come vivere nella shalom di Dio, nella pace di Dio che sorpassa ogni conoscenza, e vivere una vita abbondante, piena di gioia, piena di frutto, testimoniando Cristo, Re del Re, Signore dei Signori, che ama le persone di un amore incondizionato. Alziamoci, cari, e vogliamo adorare il Signore. Mentre adoriamo il Signore, lascia che lo Spirito Santo viene su di te. Alza le mani e digli: Spirito Santo, ti voglio sentire, ti voglio sentire. Voglio diventare consapevole di te, consapevole della tua presenza, consapevole della tua grazia, consapevole della tua abbondanza. Desidero, bramo, ardo dal desiderio di vederti manifestare attraverso di me. Oh, dolce e meraviglioso Spirito Santo, ti onoriamo, ti ringraziamo, ti benediciamo. Amen, amen.
Alleluia, alza le tue mani. Quanti di voi credete che Lui ci conduce nella vittoria, nel trionfo? Quanti di voi credete che Lui ha soluzioni divine per cose che apparentemente non hanno soluzione? Mentre stamattina adoravamo, lo Spirito Santo mi ha dato parole di conoscenza e ci saranno guarigioni, ma mi ha detto che aggiusterà le vertebre di alcuni che hanno spondilartrosi, tunnel carpale e altre cose. Ma tu stai passando qualcosa nella tua vita dove sembra che non ci sia soluzione? Lui mi ha detto: se mi invocano con tutto il cuore, io mostrerò loro qual è la soluzione. Che non sembrerà a volte irrazionale, ma funzionerà, perché ciò che nasce da Dio vince. Lui ci porta sempre a vincere, ma per portarci a vincere ci dice di rinunciare alle nostre iniziative per prendere le sue. Alza le tue mani e prenditi qualche minuto con lo Spirito Santo e chiedigli soluzioni divine, cose che ti sembrano impossibili. Credici che Lui c'ha la soluzione. Magari ti chiederà di fare qualcosa che è inusuale, ma Lui ha soluzioni divine, soprannaturali, e Lui è qui per te. Lui ti ama, Lui ti vuole guidare, Lui ti vuole sostenere, Lui ti vuole sanare, Lui ti vuole ispirare, Lui vuole manifestarsi attraverso di te per benedire altri, e userà altri per benedire te. Lui è qui, la sua presenza è qui. Sentire l'ardore a Dio, chiedi allo Spirito Santo con tutto il tuo cuore il suo aiuto. Se tu non hai sentito la presenza, e da tanto tempo che non la senti, digli: per favore, riportami nella presenza, riportami, maestrami. Dimmi cosa devo fare. Io non posso vivere senza la presenza. Lui è qui. Lui ti parla. Ho sentito lo Spirito Santo dire: non fare come Giacobbe. Cercava di usare la sua capacità, la sua intelligenza, la sua furbizia. Non ha funzionato. Quando ha dovuto incontrare Esaù non era sufficiente tutte le strategie che si era inventato.
quando è che è cambiato tutto? Quando si è afferrato con l'angelo dell'Eterno e gli ha detto: non ti lascerò andare se non mi avrai benedetto. E cosa ha fatto Dio? Invece di fortificarlo, lo ha indebolito, gli ha lussato l'anca, gli ha detto: tu sei principe con Dio, se ti sai appoggiare a me vincerai sempre, ma non sarà la tua forza, sarà la mia attraverso di te. Ci abbiamo provato a volte con le nostre forze, abbiamo usato le strategie come Giacobbe, però poi ti devi piegare e devi dire: Signore, solo tu hai la soluzione, solo tu, e io voglio la tua soluzione, non le mie soluzioni umane, la soluzione divina che funziona. Alza le mani stamattina e digli: Signore, desidero che tu ti possa manifestare attraverso di me per benedire altre persone. Tu non mi hai creato per essere inutile, tu mi hai creato per essere utile, e io voglio crescere nella sensibilità e sentire la tua voce e le tue direzioni. Fammi capire quando vuoi fare qualcosa, io ti collaborerò, non mi dirò. Ci sono persone che sono entrate qui stamattina con ernie del disco, te ne uscirai guarito. Persone con crampi muscolari usciranno guariti. Ma prima di tutto voglio pregare per chi deve ricevere Gesù, che la promessa per il mondo è la salvezza, per i figli è lo spirito. Se non ricevi la salvezza, non puoi ricevere lo spirito. Chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Se tu sei venuto qui stamattina e non hai la certezza della tua relazione con Dio, non hai la certezza della vita eterna, allora questa mattina sappi che poiché Gesù ha lasciato un dono d'ore a l'ascito testamentare a tutti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. E se tu vuoi fare questo, dove ti trovi, alza la mano, voglio pregare per te. E intanto le persone che soffrite di tunnel carpale, spondilartrosi, che sarebbe l'artrosi della colonna vertebrale, delle vertebre, quelli che soffrite di ernie del disco, uscite dal vostro posto. Poi se verrà qualcuno che vuole fare la preghiera di salvezza, daremo la precedenza. Nel carpale, che lavoro fai? Amen. E quindi ti serve altro che, alleluia, dillo nel nome di Gesù. Ora ricevo guarigione, il mio polso ritorna totalmente libero nel nome di Gesù. Tutte e due, uno solo, nel nome di Gesù, dillo: quest'altro polso ritorna completamente libero nel nome di Gesù. Vai, muovi, apri e chiudi, fai movimenti forti, alza pesi e vedrai che non hai più niente. Dai la gloria a Lui. Staff, venite a dare una mano per pregare. Poi se c'è da fare la preghiera di salvezza, amen. Prima facciamo la preghiera di salvezza. Alleluia. Alzate le mani verso di loro. Benediteli. Sì, venite, venite, venite. Vogliamo ricordare che siamo anche collegati con Radio Zoe, e mi ero dimenticato a dirvi che da ieri alle 17:15 c'è un'altra radio cristiana web che funziona 24 ore su 24, e questa radio è in Friuli, ma è fruibile da tutti, proprio in Friuli, fruibile da tutti.
il pastore Maurizio Longo ha inaugurato questa radio su una parola di conoscenza che avevo avuto per lui tanto tempo fa, e il primo ospite sono stato io ieri, l'hanno inaugurato e si chiama Radio Gospel. Quindi ci abbiamo, oltre Radio Zoe, un'altra radio che trasmette 24 ore su 24. Vogliamo ringraziare Dio per questo. Ora, a voce alta, con tutto il cuore, ripetete questa preghiera, anche quelli che siete collegati, fermatevi e ripetete con tutto il vostro cuore questa preghiera, invocando il Signore e ricevendo il dono che Lui ha fatto a noi. Dite con me: Signore, vengo davanti a Te. E questa mattina io dichiaro che credo che Tu sei morto al posto mio e sei risuscitato per donarmi la Tua giustizia. Io credo nel mio cuore e ottengo la Tua giustizia, e con la mia bocca confesso Te, Gesù, come Signore della mia vita, e ottengo la salvezza. Ora sono in Cristo e sono una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate e sono diventate nuove, perché Tu mi hai perdonato e mi hai salvato. Grazie Gesù che mi hai perdonato e mi hai salvato. Dite alla Chiesa: Gesù mi ha perdonato e mi ha salvato. Amen. Accompagnateli nella stanza. Intanto noi cominciamo a ministrare alle persone. Tutta la Chiesa, per favore, alzate le mani, pregate nello Spirito. Rispettate lo Spirito, perché lo Spirito, se voi avete detto voglio che Tu mi usi, e Lui dice voglio che Tu preghi, e Tu lo fai, e l'atmosfera diventa piena della potenza di Dio, perché tutto il corpo di Cristo sta pregando, tutto il corpo di Cristo sta ministrando. Alleluia. Allora, dici con me semplicemente: Signore, grazie che mi hai guarito ora del tunnel carpale. Ora muovilo, dimmi se c'hai più dolore. Quanto tempo ci soffrivi? Io, diciamo che ci ho sofferto già da un paio di mesi, hanno già pregato per me, ho ottenuto una guarigione, siccome muovo molto il polso, io decreto veramente che questo dolore non torni mai più nel nome di Gesù. E ora ce l'hai più il dolore? No. Muovilo forte. Amen. Alleluia. Grazie Gesù.
Alleluia. Ho la percezione nello spirito che aumenteranno le manifestazioni dei doni dello spirito. Cominciate a esercitarvi a casa. Quando ho fatto un insegnamento a questi ragazzi che facevano la scuola missionaria, abbiamo allungato le gambe a due ragazzi. Gli ho detto: non sono venuto qui per farvi vedere, ma per impartire. Lo farete voi poi. E quando c'è stato l'intervallo, loro sapevano che c'era un'altra persona che soffriva sempre di mal di schiena, e quando sono rientrato per la lezione mi hanno detto: abbiamo subito messo in pratica, gli abbiamo allungato la gamba pure a quella. Mettiamo in pratica, non lasciamo che sia una benedizione solo di questo momento, ma che sia un'unzione che si manifesterà nel bisogno. Magari quelli che sono accanto a voi, tornate a casa e hanno bisogno. Invece di dirgli qual è il medico, il primario più bravo, gli dite che conosciamo il primario dei primari e fa miracoli, e che è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Quindi se abbiamo ricevuto, lo vogliamo ringraziare. Alziamo le mani: Padre, sei così pieno di amore, pieno di grazia, la tua parola illumina e dà intelligenza ai semplici. E noi, Signore, oggi siamo stati incoraggiati, siamo stati illuminati dalla verità che rende liberi. E grazie per la gioia della tua presenza, grazie per tutto quello che ancora oggi si celebrerà a Palermo, il servizio serale e altri servizi, che tu possa fare vedere chiaramente che sei il Re dei Re, Signore dei Signori. Noi siamo orgogliosi di te. Alcuni sono orgogliosi delle perversioni, noi siamo orgogliosi di te, e ti onoriamo con tutto il cuore nel nome di Gesù. Amen e amen. Shalom, santa domenica a tutti.